Buongiorno a tutti, procediamo con l'appello, dottoressa. Villano Andrea. Presente. Lamberti Pasquale. Presente. Elveri Raffaele. Presente. Arena Antonio. Presente. Sorvillo Caterina. Presente. Russo Rocco. Presente. D'Ambrosio Ferdinando. Presente. Massaro Giuseppe Pio. Presente. Moccia Vincenzo. Presente. Del Prete Salvatore. Presente. Castelli Anna. Presente. Gaudino Vincenzo. Assente. Non è giustificato. Ziello Espedito. Assente. Mozillo Luca. Assente. Tosti Vincenzo. Assente. Belardo Marilena. Assente. Russo Vincenzo. Assente. Ore 9.55, dichiaro aperta la seduta. Prima di iniziare con l'ordine del giorno, mi è pervenuta. Presidente, mi è pervenuta, lo stavo dicendo, una dichiarazione di appartenenza al partito Lega Salvini Premier da parte del consigliere Raffaele. Prego, consigliere. Faccio lettura, Presidente. Sì. Allora, caro Presidente, con la presente sono a comunicare quanto il progetto è vigrafato. E più precisamente la mia adesione in qualità di consigliere comunale al partito Lega Salvini Premier e di aderire in questo civico concesso al citato partito politico. Colgo altresì l'occasione per rappresentare ai colleghi consiglieri che la Lega sta riscontrando sul nostro territorio importanti adesioni, grazie anche al lavoro sinergico messo in campo dal sottoscritto e dal commissario cittadino signor Francesco Ragozzino. In un'ottica di condivisione delle proposte del sotto del programma elettorale di cui abbiamo chiesto la fiducia ai nostri elettori, il partito che rappresento in assise sarà vigile e critico, se necessario, affinché gli impegni assunti si traducano in atti concreti per la nostra collettività, ribadendo il sostegno della maggioranza consiliare e alla fiducia nel sindaco e nell'esecutivo. Lavorerò unicamente al commissario cittadino e alla dirigenza locale affinché le istanze politiche del partito che rappresento, con onore e senso del dovere, siano recepite dal sindaco, quale garante del patto di governo della città. Grazie. Prego, consigliere. Ringrazio il Presidente del Consiglio per aver letto pubblicamente il mio comunicato, rimarcando a chiare lettere il mio continuo sostegno a questa maggioranza. Chiedo inoltre al Presidente del Consiglio di essere invitato alle future conferenze di capogruppo come Presidente della Lega. Grazie. Sì. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione verbale precedente seduta. Favorevole? Qualcuno? No, da dopo Russo era assente. L'altra volta non mi ha seduto. Siamo al secondo punto all'ordine del giorno. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo numero 100 del 2017. Passo la parola al sindaco. Allora, buongiorno a tutti. Questo è un adempimento normativo che devono fare tutti i comuni che hanno una partecipazione in una società mista o pubblico-privata. Noi, come sappiamo, abbiamo la società Acquedotti, che è la nostra partecipata, nella quale abbiamo la maggioranza relativa, circa il 38% delle quote. E praticamente noi abbiamo l'obbligo, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto 175-2016, di effettuare ogni anno, vi leggo proprio testualmente l'articolo, ogni anno con proprio provvedimento e quindi con la delibera che stiamo per votare, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, in questo caso dirette, predisponendo ove ricorrono i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Poi c'è questo è il comma 1 dell'articolo 20, poi c'è il comma 7 che stabilisce una sanzione. Nel caso in cui noi non votassimo questa delibera questa mattina, ci sta una sanzione che va da 5.000 euro fino a 500.000 euro. Quindi è un obbligo di legge che tutti i comuni che hanno partecipato debbono fare, come ho già detto. Poi abbiamo la partecipazione nel ACIMEZ, che è un consorzio che si occupa delle attività amministrative dell'ente, cioè la gestione delle PEC, dei protocolli e tutte le attività afferenti alla macchina amministrativa. Quindi queste sono le due nostre partecipazioni. Come soprattutto la società Acquedotti rispetta tutti i requisiti di legge, quindi non c'è necessità di un piano di razionalizzazione, in quanto è una società che ha sempre prodotto utili, quindi non ha una perdita di esercizio, è una società con un costo del personale che è abbastanza contenuto ed è una società che non è soggetta alla riduzione del costo amministrativo. Questi sono i tre motivi che determinerebbero la necessità di effettuare un piano di razionalizzazione, poiché la nostra partecipata non rientra in nessuno di questi pareri, di questi motivi, allora non c'è necessità di fare questo piano di razionalizzazione, per cui noi confermiamo la nostra partecipazione nella società Acquedotti e quindi andiamo a votare questa delibera di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Poi dopo faremo l'intervento politico circa l'assenza della nostra opposizione consigliare. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, per passare alla votazione. Chi è favorevole? Anche per l'immediata esecutorietà della delibera. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, riconoscimento debiti fuori bilancio servizi demografici, sottocommissione elettorale SEC. Ci sono interventi? Prego, l'assessore. Nando. Sì. Buongiorno. Io, perché ci sono una serie di debiti fuori bilancio, sì, mi terrei una proposta di accorpare la discussione e quindi poi sicuramente poi votare di senza fare l'intervento singolo, quindi un'unica discussione di lettera A e lettera E. Va bene, perfetto. Quindi prego assessore. Buongiorno. Allora, per quanto attiene ai debiti in oggetto, l'articolo 194 del TUEL disciplina nell'ambito di applicazione le procedure di riconoscibilità, danno la facoltà agli enti di riconoscere tali debiti nei limiti dell'arricchimento e dell'utilità che l'ente ha compiuto e quindi di sanarli permanentemente. Per cui sono sanati i debiti di cui alla lettera A, che poi vedremo, e quelli derivanti dall'acquisizione di beni e servizi per la parte in cui si è accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che l'ente ne ha tratto. Visto i pareri di regolarità tecnica, contabile e di revisore dei conti, si dà atto di dover riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio. Per il punto 4, cioè i debiti rientranti nella fattispecie di cui alla lettera E, le schede dall'1 alla 26 relative ai debiti per i servizi sociali, tutte esse presentano la legittimità del riconoscimento visto l'interesse pubblico e l'arricchimento dell'ente. Spese effettuate in esecuzione tutte di decreti del Tribunale per i minori e per il collocamento di minori presso la struttura residenziale condizionale. Mentre le schede dalla 27 alla 31, che ovviamente possono essere visionate da tutti, sono a disposizione, sono relative ai debiti attinenti al servizio per il trasporto disabili. Trattasi di servizi effettuati nella mobilità assistita presso centri autorizzati, quindi il trasporto disabili è un servizio essenziale, pur appartenendo alla lettera E. Quindi è tra i servizi essenziali e scaturisce da un precedente e da
dà il carattere dell'essenzialità e quindi va riconosciuto. Per il punto 6, cioè i debiti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, società FAPA, si tratta di lavori effettivamente eseguiti e anche qui abbiamo un decreto ingiuntivo con formula esecutiva che fanno parte quindi della lettera e vanno anche essere riconosciuti. Così dicasi per il punto 7, per lavori urgenti di manutenzione in via Trovisi, società di Paolo. Sono lavori effettivamente eseguiti e c'è un decreto ingiuntivo con formula esecutiva che dimostra l'utilità, con risparmio di spesa che dimostra l'arricchimento. Per il punto 8, debiti per lavori effettivamente eseguiti da Ambra Med SRL, anche qui siamo in presenza di un decreto ingiuntivo con formula esecutiva e quindi presenta sia l'utilità che l'arricchimento per l'ente per un risparmio di spesa. Il punto 9, debiti per il competente professionale avvocato Falco, aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione effettuata dalla società Elettra Impianti. Il riconoscimento del debito è un atto dovuto, in quanto si tratta di una spesa derivante anch'essa da un decreto ingiuntivo. Il punto 10 invece riguarda i debiti della società cooperativa di vigilanza. E il riconoscimento di tali debiti è un atto anch'esso dovuto, in quanto si tratta di una sentenza del giudice di pace di Caserta che condanna l'ente al pagamento dei danni subiti dalla dogana della società di vigilanza e trasporti cooperative e delle spese di giudizio. Il punto 3. Per quanto riguarda invece le spese per il funzionamento della commissione elettorale, della sottocommissione elettorale, il cui creditore è il Comune di Aversa per i servizi demografici, tale debito, devo dire, appartiene alla lettera E, rientra in quelle delle lettere E e non sembra, a mio avviso, riconducibile all'articolo 194 della stessa lettera E, nella parte delle caratteristiche di acquisizione di beni e servizi. E per questi motivi, a mio avviso, sarebbe opportuno inviare il punto in oggetto per un maggiore approfondimento. Tutti essi trovano copertura nel fondo di solidarietà che praticamente è stato relativo al 2017, incassato nel 2018, così come nell'ultima salvaguardia dell'ultimo consiglio comunale dell'articolo 31 luglio che è stato fatto il 3, tenuto il 3 agosto, se non erro. Questo è quanto. Presidente, assessore, sì, consigliere. Considerando che quindi io ringrazio l'assessore e quindi faccio un plauso, considerando che l'assessore nella sua relazione mette a conoscenza di un eventuale diciamo aggiornamento di un debito, quindi di rinviarlo. Considerato che anche alla presenza del dottor De Biasi in sala, per avere una delucidazione in merito, perché la scheda parla di rimborso spese, quindi per verificare meglio se rientra nella fattispecie e quindi rimpiangolo, io non so se può intervenire per delucidarci in merito per avere una conoscenza maggiore, quindi chiederei il responsabile ad esporre tale motivazione. Grazie. Buongiorno a tutti, allora questo debito ha avuto il parere favorevole del responsabile tecnico, in questo caso del dirigente, il mio parere contabile e quello dei revisori, perché noi abbiamo valutato che potesse essere riconducibile ai debiti previsti dall'articolo 194,1 lettera E. E però sulla base di quelle che sono le sollecitazioni che in questo momento rappresentava l'assessore, abbiamo deciso di fare un ulteriore approfondimento in merito a tale debito con una precisazione. Allora, esiste una sentenza della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, del 2016, numero 99,
che a proposito dei debiti di tale specie, quelli previsti per legge, nel caso specifico stiamo discutendo di un debito che per analogia può essere considerato simile. Perché? Perché un comune della Liguria aveva chiesto nel 2016 se era possibile considerare i debiti derivanti dall'indennità di funzione di un sindaco nella fattispecie dell'articolo 194,1 lettera E. E il collegio sosteneva, stiamo parlando di un'analogia, cioè di tutti quei servizi indispensabili riconosciuti per legge, che tra quelli c'è sicuramente quello che è il rimborso della commissione mandamentale, che è definita per legge, cioè. Quindi il collegio sostiene questo, dice: se da una parte si ritiene ammissibile tale soluzione di riconoscimento ai sensi del 3, però non si esclude che l'ente possa ricorrere al finanziamento della spesa in esame qualora il credito sia riconosciuto come tale nell'ambito della gestione corrente del bilancio. Tradotto in soldoni, potrebbe essere riconosciuto e quindi liquidato in assenza di un formale riconoscimento in consiglio comunale, perché tratta di una spesa indispensabile prevista per legge. Sulla base di questa riflessione, l'idea, diciamo, che a noi è venuta, ma diciamo, di concerto con la segretaria, non con la dottoressa, in questo momento sostituisce la dottoressa Luca D'Amo, è quella di fare un apposito parere alla Corte dei Conti. E quindi dire: ritenete che, in analogia a quanto stabilito dalla Corte dei Conti della Liguria, questo debito debba essere riconosciuto a competenza, quindi senza passare in consiglio comunale? E allora, se la Corte ci dice che è così, noi provvederemo a competenza a riconoscere la spesa senza riportarlo in consiglio. Qualora la Corte dovesse invece ritenere che è equiparata alla lettera E, a questo punto lo riproporremo nell'esercizio successivo. Grazie, dottore. Prego, consigliere, intervento. Riprendo il mio intervento di pochi minuti. Volevo solo precisare che noi in 5 mesi ci troviamo a deliberare debiti fuori bilancio in 3 sedute, debiti che non sono scaturiti da questa amministrazione, ma esposti nella passata amministrazione per vari motivi, ma non entri in mezzo, perché un ente può capitare che capita, cioè, dei debiti fuori bilancio. E in questa mattina noi approveremo la legittimità dei debiti, sia per la lettera E, perché c'è un arricchimento per l'ente e quindi sono debiti scaturiti 2016-2017 per i minori in istituto con decreti emessi dal Tribunale di Napoli. Quindi purtroppo c'è un decreto che durante l'anno veniva emesso dal Tribunale di Napoli e il Comune, il Sindaco o il Commissario pro tempore prefettizio era obbligato per legge a, diciamo, a pagare queste, diciamo, la presenza di questi minori. Quindi su questi, questo debito sono circa 31 schede, di cui 27 di minori in istituto e 4 del trasporto e disabili, poiché anche sentita la relazione dell'assessore sono servizi essenziali, e considerato che noi il 2 agosto abbiamo nell'equilibrio di bilancio abbiamo anche, diciamo, stanziato, cioè c'è una somma predisposta per il riconoscimento di tali debiti, e noi riteniamo che sia legittimo ai sensi del 194 riconoscere questi debiti, lettera E. Quindi per quanto ci riguarda, quindi ritengono che bisogna votare favorevolmente, anche perché se non votiamo favorevolmente ci mettiamo noi mano in tasca e paghiamo noi, perché la Corte dei Conti ci può da dire: guarda, tu hai un finanziamento dello Stato di 528.000 euro stanziali, poi sono servizi essenziali, ci sono decreti del Tribunale dei Giudici, e quindi qual è la, perché non hai votato questi debiti? Poi ci sono un'altra serie di debiti fuori bilancio, lettera A, che lettera A sono dovute a sentenze, quindi altrettanto vanno riconosciuti, quindi come abbiamo predisposto anche nel mese di agosto. Io ritengo che anche questa parte dei debiti sia indispensabile votarli. Quindi
faccio un plauso all'assessore, anche ai responsabili, perché sapete che comunque su questa fattispecie c'è stato un lavoro abnorme e non è semplice, diciamo, valutare che noi come consiglio, come maggioranza abbiamo fatto, e quindi il sindaco e la giunta abbiamo tutti gli atti di competenza per verificare se erano legittimi votare tali debiti. Considerato che ci sono anche il parere dei revisori dei conti, e quindi stamattina ritengo quindi di votare favorevolmente tali debiti. Grazie. Grazie consigliere Del Prete. Prima di passare alla votazione, ma ci sono altri interventi politici? Prego consigliere Russo. Innanzitutto ringraziamento. Dell'assessore Zaccaria, chi è favorevole al rinvio? Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno: riconoscimenti debiti fuori bilancio, servizi sociali, 31 schede. Chi è favorevole? Quanto riguarda il per l'immediata esecutorietà della delibera? Quarto punto dell'ordine del giorno, qui. Allora, il quinto punto dell'ordine del giorno, si tratta di un errore materiale di trascrizione, quindi viene stracciato dalla seduta odierna. Numero 6. Riconoscimento debiti fuori bilancio, servizi di staff, società FAVA, articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, schede numero 4. Chi è favorevole? Per l'immediata esecuzione della delibera. Ok. Passiamo al punto 7, riconoscimento debiti fuori bilancio, servizio di staff, società di Padova, articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, schede 5. Chi è favorevole? Per l'immediata esecutorietà. 8. Riconoscimento debiti fuori bilancio, servizi di staff, Ambra Med, articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, scheda numero 7. Chi è favorevole? Per l'immediata esecutorietà. Punto 9. Riconoscimento debiti fuori bilancio, servizio di staff,
Electra Impianti, articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, schede numero 9. Chi è favorevole? Per l'immediata esecutorietà. Punto 10, riconoscimento debiti fuori bilancio, servizi di staff, società cooperativa Vigliena, amministrazione provinciale, articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, scheda numero 10. Chi è favorevole? Per l'immediata esecutorietà. Terminato con l'anno. Ora passiamo al punto 11 dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per le concessioni di aree di parcheggio riservate agli invalidi. Cioè, prego, consigliere Castelli. Sì. Buongiorno. Il punto sul regolamento municipale della zona sosta dei disabili che era stato discusso nella precedente commissione comunale. Era stato proposto una mozione da parte del Movimento 5 Stelle. Mi dispiace che il consigliere Enzo Russo non sia qui a presenziare, perché ci eravamo promessi, insomma, che essendo stato, insomma, finalmente è stato posto per presentare questa cosa dal Movimento 5 Stelle, ma è stato sensibilizzato e pienamente approvato. Ok, dicevo che era stato posto in una mozione da parte del Movimento 5 Stelle e noi come maggioranza subito ci siamo attivati perché abbiamo pienamente sposato questa cosa, era una cosa che già era nostra intenzione fare, un regolamento per la sosta per gli stadi dei disabili che non era previsto dal nostro statuto. Come dicevo, già era stato posto all'ordine del giorno nel precedente consiglio comunale, per la mancanza dei pareri da parte dei tecnici l'abbiamo dovuto rinviare e come dicevo prima mi dispiace che oggi non ci siano qui a presenziare né i consiglieri dell'opposizione che tra l'altro hanno votato all'unanimità, quelli che fanno parte della commissione con noi, cioè si sono già espressi favorevolmente, e nello stesso consigliere Enzo Russo che ci teneva in particolar modo. Oggi siamo qui per dire che abbiamo i pareri da parte dei tecnici, è stata fatta la proposta di delibera in giunta da parte dell'assessore Luigi Di Lorenzo che in collaborazione con noi si è occupato appunto della questione e quindi insomma ci sono tutti i progetti, tutto quello che serve per poterlo approvare. Siamo qui appunto stamattina per approvarlo. Grazie. Grazie consigliere Castelli. Sono altri interventi? Passo la parola al sindaco. Facciamo prima la votazione, poi dopo. Chi è favorevole all'approvazione del regolamento? L'immediata esecutorietà? Passo la parola al sindaco. Allora, un breve intervento perché vista la giornata particolare, l'ultimo giorno dell'anno, colgo l'occasione anche dopo per fare gli auguri e invitarvi tutti ad estenderli alle vostre famiglie. Innanzitutto faccio i complimenti al consigliere Elveri e gli faccio un grosso in bocca al lupo per l'attività politica che si appresterà a svolgere sul nostro territorio come esponente della Lega Salvini Premier. Faccio i complimenti anche al portavoce Francesco Ragozzino e li ringrazio per aver ribadito in questa sede ufficialmente il sostegno alla nostra amministrazione. Tengo a precisare che però il nostro movimento è un movimento... Il nostro... Prego, silenzio in aula. Altrimenti la devo far allontanare. Potete allontanare. Allora, dicevo,
anche se c'è l'adesione di qualche nostro consigliere a partiti o movimenti politici nazionali, noi nel complesso restiamo un'aggregazione, una coalizione civica, perché tale è stata durante l'elezione, e pertanto non abbiamo noi come gruppo un'appartenenza politica specifica, ma ogni nostro consigliere può aderire ad un movimento nazionale che meglio crede, che meglio si confà alla propria indole personale. Detto questo, ribadisco di nuovo i complimenti sia al consigliere che al portavoce, a tutto il gruppo dirigente del partito, e ovviamente alle prossime riunioni di maggioranza verranno invitati come tali. Volevo fare i complimenti anche a tutti gli altri consiglieri comunali e agli assessori qui presenti per aver sacrificato le proprie famiglie in questo giorno particolare, per essere venuti qui dimostrando attaccamento per la causa comune, perché noi qui adesso stiamo facendo gli interessi della collettività, a differenza del nostro gruppo di opposizione, che invece ha ritenuto assentarsi e facendo un vero e proprio autogol politico, perché proprio nei momenti come questi, nel bilancio, quando si discute del bilancio, quando si discute di un debito fuori bilancio, è il momento clou della vita politica di una comunità. Questi signori che non vedete alla mia destra sono quelli che si sono assentati in tutte e tre le occasioni in cui si è parlato del bilancio, quindi 5 mesi di attività politica, di attività amministrativa, non sono stati presenti nemmeno una volta nella occasione in cui si parlava delle problematiche delle persone. Questo la dice lunga con chi abbiamo a che fare, ed è anche dimostrato dall'atto ignobile che hanno messo in essere l'altro giorno soprattutto il consigliere Enzo Gaudino, un atto che io definisco di vera e propria straccioneria politica. Negare la telefonata e la comunicazione del messo comunale che gli diceva quando veniva effettuato il consiglio comunale del 30 novembre è un vero e proprio atto ignobile. Io non trovo altri aggettivi su questa fattispecie di comportamento. Il Consiglio Comunale del 30 novembre, volevo ricordarlo, che cosa ha sancito? Ha sancito l'approvazione di una variazione di bilancio. In questa variazione di bilancio abbiamo preso le forti evasioni che c'erano sul nostro territorio, abbiamo preso questi 340.000 euro e li abbiamo destinati, una parte di essi ovviamente, alle attività soprattutto sociali. Quindi abbiamo preso fondi dalla evasione fiscale e li abbiamo destinati alle politiche sociali, quindi ai più deboli della nostra comunità: trasporto disabile, minori in istituto. Quando sentite la parola minori in istituto, significa che va il giudice nella casa di un nostro concittadino, prende con la forza il bambino, lo strappa ai genitori e lo porta in una casa famiglia. Quindi è una cosa veramente seria, una cosa che andrebbe seguita con cura, con amore in questo caso, e che i nostri consiglieri di opposizione hanno ritenuto, soprattutto, ripeto, il consigliere Enzo Gaudino ha ritenuto voler annullare questa delibera proponendo un ricorso al TAR, in modo tale da vanificare tutta l'attività amministrativa che in questo Consiglio Comunale si era ratificata. Questo che significa? Significa che noi abbiamo di fronte delle persone che non vogliono l'interesse della comunità, loro vogliono solo metterci in difficoltà, crearci ostracismo, sperare nella bacchetta, nella classica bacchetta tra virgolette tra i nostri consiglieri comunali, che invece con senso di responsabilità stamattina, in un giorno prefestivo, prima di andare con le famiglie a preparare il cenone di Capodanno, sono tutti presenti qua e hanno manifestato il loro interesse per la causa comune. Detto questo, passo ai saluti a tutti voi, vi auguro un buon 2019, spero che il 2019 sia migliore del 2018, perché avremo la possibilità
noi come amministrazione di effettuare le nostre previsioni di bilancio, perché fino ad ora chi è ben addentro alla macchina amministrativa sa che noi nei 5 mesi abbiamo dovuto subire le scelte previsionali della passata gestione, che era quella dei commissari prefettizi. Nel 2019 entreremo con la nostra previsione e l'altro giorno vi annuncio una delle più grosse, dei più grossi obiettivi amministrativi che abbiamo raggiunto in questi 5 mesi, cioè l'approvazione del progetto preliminare definitivo della isola ecologica che verrà realizzata in un lotto dell'area VIP di fronte all'hotel Silverado. Quindi, detto questo, vi auguro un buon 2019 a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie. Grazie, sindaco. Collegandomi al sindaco, dichiaro... Sì. Ringraziamo la segretaria per la presenza. Grazie, segretaria. Tra l'altro, ricollegandomi al sindaco, auguro anche io un felice anno nuovo e un buon 2019. Grazie. Dichiaro chiusa la seduta.